People called me Mr. One Night Stand. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, come al solito con enfasi non indifferente. Oggi torniamo con un nuovo episodio di Carriera. Vi ho rotto le palle con FIFA 18 ed ecco perché oggi mi vedete ma non mi vedete. Vi spiego meglio. In questa piccola intro che faccio soprattutto per spiegarvi il tutto, ma soprattutto ancora di più, cioè ecco, ancora più sopra, per ringraziarvi del supporto che mi state lasciando ultimamente, in particolar modo sotto il derby degli youtuber, come al solito un appuntamento tradizionale che supportate al massimo. Niente, volevo dirvi anche che ci vediamo a Romix venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre, quindi questo weekend è qui. Ma detto ciò, bando alle ciance, vi spiego cosa ho in mente. Vi avevo scritto un post recentemente in cui vi spiegavo che la carriera l'avrei portata in live. Purtroppo non sono riuscito ad organizzarmi e avevo anche pensato, in live non è detto che io ci metta poco a finirla. Quindi facciamo così: oggi uscirà tutto il mese di marzo, siamo al 2 di marzo, vedete, uscirà tutto il mese di marzo. Nel prossimo episodio uscirà giovedì tutto il mese di aprile e poi finiremo nel weekend maggio. E voi vi chiederete perché non l'hai fatta prima sta cosa? Beh, ve lo spiego subito, perché con la facecam non è semplice. Infatti molti di voi avranno già intuito cosa vi sto per dire. Vi spiego tutto con l'intro, adesso, qua, tutto ci sono. Poi però durante l'episodio non ci sarò. Nel finale di stagione ovviamente sì, se dovessero arrivare le varie finali di Coppa Italia, finale di campionato, finale di Champions League, se spera ma mi gratto, perché vogliamo sempre fare il triplete. Però vi faccio capire al volo come funziona. Con la facecam ci metto almeno 2 giorni in più per preparare un episodio. So che è assurdo, purtroppo il mio computer non regge nulla, quindi devo fare una decina di esportazioni soltanto per un episodio. Mi auguro che mi capiate, mi auguro che supportiate lo stesso questa serie come al solito e che supportiate la mancanza della facecam. Detto questo, io vi lascio all'episodio, quindi un bacione, never give up e alla prossima, buon video. Minuti per Roma e Fiorentina, entrambe hanno il sogno di raggiungere la finale di Coppa Italia. La Roma, che è detentrice doppia di questa competizione perché l'ha vinta sia la scorsa stagione che 2 stagioni fa, ha voglia ovviamente anche più concretamente di arrivare fino in fondo anche quest'anno. Non contro il Napoli, che abbiamo affrontato per 2 anni di fila in semifinale, quest'anno viene eliminato ai calci di rigore dalla Fiorentina ai quarti di finale, e quindi Roma-Fiorentina dalla parte opposta, Juve-Milan avete visto in grafica. Una Roma che stasera ha una settimana esatta dalla sfida contro il PSV di ritorno per gli ottavi di Champions, deve ritrovare un attimino la quadra giusta, perché ovviamente c'è stato l'infortunio molto pesante di Florenzi che avete visto nello scorso episodio, e quindi cambio di modulo, perché come vedete i giallorossi passano a una difesa a 3, quindi Vallejo, Ramos che ha preso la fascia anche per personalità, e poi Juan Jesus, il centrocampo composto da Pellegrini che in realtà gioca qualche metro più dietro di Keita, e poi Under a destra, Kurzawa a sinistra per dare un po' di equilibrio sugli esterni, Mertens e Martial alle spalle di Bashoy. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se preferite un trequartista solo anziché due, di conseguenza magari 2 punte, se vi piace l'alternanza di un esterno più offensivo e l'altro più difensivo. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questa formazione, con una Roma che, ripeto, in questo momento deve fare a meno sia di Florenzi praticamente fino a fine maggio, ma soprattutto di Kanté, che starà fuori ancora per un mese. Attenzione al movimento di Bashuai, lancia un dare verso il 9 che ci mette la testa per Mertens, poi c'è Martial al centro, arriva il cross per Martial, al volo col destro, fa 1-0, al quarto d'ora cambia il modulo, non il risultato, che è sempre lo stesso, Roma avanti. Pronto con il sinistro Under verso Martial che fa 2-0 e trova la sua doppietta. La Roma sembra già di un altro passo rispetto alla Fiorentina, semifinale che parte in discesa. Inarrestabile l'esterno francese. Poi Bashuai arriva pure in zona tiro, lascia Pellegrini che scava ancora verso Martial che ci mette la testa. Mamma mia, che spettacolo all'olimpico, Anthony Martial. I primi 3 gol in Coppa Italia sono un capolavoro. Primo tempo a senso unico, 3-0. La parte opposta verso Benassi, poi Cristoforo, palla che diventa buona per Gerard, nello spazio verso Veretout che è passato e mette il cross, arriva il gol della Fiorentina. Uscita pessima di Ziller, ha segnato Eysterik che fa 3-1. Ancora Kalinic, alla fine crossa tra le braccia di Ziller che però non è sicuro, veramente in calcio d'angolo. Tutti a bere un tè caldo, Roma 3, Fiorentina 1 alla pausa, ma i viola sono usciti in finale. Ma nello spazio Bashuai a sinistra sale pure Kurzawa, il pallone è per lui, ottimo, a discesa da parte del numero 3 che va a crossare ancora per Martial, Fruchtel. Attenzione che lo lascia un po' solo Under, poi affida il pallone per Eysterik, fino in fondo, ancora Eysterik e ancora gol. Doppietta per Eysterik dopo la tripletta di Martial, la Fiorentina torna ufficialmente in partita. Intanto qui attenzione che Vallejo si fa scappare di nuovo Benassi, dal fondo Benassi vuole crossare, lo fa e qui un salvataggio, la palla è lì, 3-3. 3-3 di Simeone. Clamoroso all'olimpico, clamoroso davvero, da 3-0 per la Roma,
La rimonta della Fiorentina. Vuole distendersi la Roma, due di recupero. Sta correndo ancora Martial, messo in movimento da Kurzawa. Occhio al 21 che rientra, riesce e poi tocca per Kurzawa. Attenzione alla Roma, Kurzawa dentro per Bashuayi Fruchtel e palla sul fondo. Calcio d'angolo, è veramente l'ultima azione della partita. Parte Martial, primo palo Bashuayi, ancora Fruchtel e ancora calcio d'angolo, quindi ultimissima possibilità per la Roma. Ultimissima chance, Martial questa volta per Kurzawa tra le braccia del portiere tedesco, che pone fine alle speranze di vittoria della Roma, che si è fatta rimontare. Tre gol, incredibile ma vero, specialmente quando pensiamo, come ho detto prima, che siamo stati noi solitamente a fare queste rimonte. Comunque Martial si porta il pallone a casa, comunque era una semifinale d'andata e quindi dobbiamo andare al Franchi e vincere la partita, ma la Fiorentina ci ha mostrato che non sarà facile fino all'ultimo. Petriccione, Tomas, ora Tomas fino in fondo, percussione di Tomas, sinistro, palla sul fondo di un nulla. Poi Firmino, la palla recuperata ancora da Busellato, sembrano dopati i giocatori del Bari. Occhio a Wun in verticale, sempre Wun, uno contro uno con Juan Jesus, poi calcia in porta, De Gea sul palo, mamma mia. Finisce un primo tempo da incubo per la Roma. Shock al San Nicola, è 0-0, ma per fortuna più che purtroppo. Brandon l'allunga ancora, Juan Jesus chiude, poi Biraghi. Roma che deve cambiare atteggiamento nel secondo tempo. Prova Mertens, dentro da Firmino, che ha toccato pochissimo Roni nella prima frazione. Qui passa molto bene, va fino in fondo col sinistro! E ne basta uno di pallone toccato per trasformarlo in oro. 1-0 per la Roma al San Nicola. Ha segnato Roberto Firmino al quinto della ripresa. 1-0. Petriccione, risponde il Bari. Arriva il lancio verso Martigno, che riesce a metterla dentro. Calcio di rigore. Fallo di mano di Sharawi, ha dato seriamente calcio di rigore. Rincorsa lunga, parte con il destro e la palla è nel 7, non la prendeva mai De Gea. 1-1. Il Bari conferma di essere in giornata, pareggiato con il suo numero 30. Aspetta un movimento che non c'è e quindi lancia verso il Sharawi. Luna lo chiude. Palla verso Brandon, che riesce ancora ad anticipare Keita, che rimane a terra. Attenzione perché sarebbe un altro colpo durissimo. Non ci credo, non è possibile, non è possibile. Anche Keita, che cosa sta succedendo a questa Roma? Incredibile. Stacca Mertens, poi Fekir ci mette la testa, vuole allungare, ancora Fekir. Largo per Mertens, che entra in area di rigore, ancora Mertens, arresta la sua corsa, mette il cross a rimorchio, Wijnaldum, traversa piena. Poi palla verso Firmino con Gudjon, che ha fatto una cosa brutta a vedersi ma efficace. Poi Firmino prova a riprendersela e ci riesce. Dietro per El Shaarawy. Attenzione che c'è pure Fazio, il pallone è per lui. Poi fuori da Wijnaldum che vuole il sinistro, respinto ancora Wijnaldum. 2-1. Jorginho Wijnaldum, l'unico centrocampista praticamente che ci rimane, riporta avanti la Roma. Ma che sofferenza. Finisce qui. Che sofferenza al San Nicola, ma passa 2-1 la Roma, come contro il Benevento, ma con una prestazione direi proprio al di sotto di qualsiasi tipo di aspettativa. Forse una Roma un po' sotto shock post Fiorentina, una Roma che fa ancora acqua da tutte le parti con questa difesa a 3, purtroppo le alternative non ci sono, non ci sono proprio numeriche, e allora bisogna giocare così, bisogna sperare che chi di dovere rientri il prima possibile, anche perché sennò col PSV ne prendiamo 5. E anche Keita, signori, starà fuori tantissimo. 8 settimane, vale a dire 2 mesi pure lui. È incredibile comunque. Adesso pensiamo soltanto al Sassuolo e poi penseremo al PSV. Mi auguro che nel frattempo si trovi un equilibrio differente, perché sì, è vero, siamo a più 10 sulla seconda, però è anche vero che il nostro obiettivo non è soltanto vincere lo scudetto, perché riguardo a quello potremo permetterci di pareggiare le prossime 5 partite e anche di perderne qualcuna, insomma. Non è questo quello che ci serve, a noi serve assolutamente la vittoria in varie competizioni, anche perché in questo mese dovremo ancora affrontare PSV e Milan. Però giusto per farvi capire, questa è la nostra situazione, abbiamo fuori Kanté, Keita, Nura e Florenzi. Per carità, Kanté e Nura sono prossimi al rientro, però la situazione è davvero dura, anche perché in questo momento abbiamo il solo Gerson, pace all'anima sua, oltre a Wijnaldum e Pellegrini.
In ogni stagione può capitare che ci sia un momento difficile, un momento in cui va tutto storto, in cui sembra piovere sul bagnato. Ed è importante però arrivarci in una situazione stabile, tranquilla. E allora brava Roma, grazie Roma, per esserti comportata davvero alla grande nella prima parte di stagione, per essere stata imbattuta fino praticamente alla 25esima giornata, avendo vinto tantissime partite in tutte le competizioni ed essendoti messa in una posizione in cui davvero a questo punto qualche punto e qualche giocatore per infortunio puoi perderlo senza fare tragedie. Però non ci accontentiamo, vogliamo vincere e dobbiamo continuare a vincere. Recupera ancora la Roma in verticale, Batshuayi cerca la porta, non ci credo. Altra traversa incredibile. La Roma che vuole distendersi, Batshuayi per Mertens. Riesce a toccare verso Kurzawa, è andato a sinistra Martial. Che palla di Kurzawa per Martial. Ingresso in aria con Under sul secondo palo. Il servizio è per Cengiz. Under, Roma in vantaggio al 12esimo. Azione da manuale, 1-0 per noi. Vuole distendersi la Roma con Dries Mertens, che tocca per Batshuayi. Sterza ancora Batshuayi, aspetta il momento giusto per servire nel rigore. Mertens, che bucadeli, incredibile. Sembrava esserci arrivato il portiere del Sassuolo. Invece 2-0 al 39esimo, il raddoppio della Roma. Bene così. Biraghi, sterza ancora Biraghi, poi mette il cross sul secondo palo, si allunga e fa 3-0. Dries Mertens trova la doppietta. Grande gol della Roma, 3-0, e adesso è tutto molto più tranquillo. Poi Sensi arriva a grandi falcate, il tocco è buono per Trotta, che segna il gol della bandiera su un'uscita equina da parte di David De Gea. È finita al Mapei, ha vinto la Roma, seconda vittoria di fila in questo episodio, chiaramente non di fila generale in campionato perché sono tantissime, altrimenti Roma che da dopo il derby praticamente le ha vinte tutte, derby che abbiamo perso come sapete per 2-1, 3-1 al Mapei contro il Sassuolo. E adesso signori pensiamo alla Champions. Abbiamo un po' preservato l'energia nel finale, anche per questo abbiamo preso il gol, perché effettivamente il Sassuolo nel secondo tempo non ha combinato nulla. Ma pensiamo a Roma PSV, si va all'Olimpico, si va a giocare questo ottavo di ritorno. Sappiamo che per noi è una gara molto importante, perché non abbiamo mai nascosto qual è il nostro obiettivo in questa Champions League. Però sappiamo anche che di fronte avremo un avversario preparato. Sono tante le sensazioni e le emozioni in questo momento. C'è il rispetto per un avversario che ci ha messo in difficoltà all'andata e che ha una ottima tradizione in Champions League. C'è la paura, perché sappiamo che nella peggiore delle ipotesi questa potrà già essere la nostra ultima serata in Champions. Ma c'è anche la consapevolezza di essere una squadra forte, che ha stradominato il proprio girone, non contro squadre particolarmente forti, ma contemporaneamente dimostrando quanto vale. E allora dallo Stadio Olimpico di Roma è Roma PSV, è il ritorno degli ottavi di Champions League, è la serata della verità. Largo verso Kurzawa, occhio che si muove Batshuayi, si muove pure Wijnaldum a sinistra, gliela lascia Kurzawa che si butta dentro. Attenzione al movimento di Mertens, vuole calciare a giro, buca subito Soet, è 1-0 Roma all'11esimo, un gol pesantissimo, un gol che ci fa sognare, lo segna Dries Mertens, che sceglie sempre occasioni delicate per andare a segno in Champions League. Solitamente segna gol bellissimi sia nella passata stagione che quest'anno. E qui azione insistita da parte della Roma, con il tocco poi definitivo per Mertens che calcia. Soet non la vede proprio perché c'è il suo numero 8 davanti e c'è soprattutto Firmino, che però è tenuto in gioco da Isimat, e allora la vede all'ultimo, il numero 1 del PSV, che fa una mezza papera. È Roma 1, PSV niente. Wijnaldum, a destra c'è Under, arriva il cambio di gioco ma arriva male, quindi palla nuovamente in verticale, attenzione che Vallejo buca l'intervento degli Young fino in fondo, 1-1. Grande gol del PSV, però qui nasce tutto da un nostro errore, tanto per cambiare, Jesus Vallejo che buca l'intervento su De Jong e poi il tiro sotto la traversa, anzi tocca anche la traversa, non può farci nulla De Gea. E allora si torna subito in campo senza cambi all'11esimo Mertens, al 22esimo De Jong, un primo tempo che ci ha detto praticamente le stesse cose dell'andata, e quindi una Roma che sembra appare superiore, ma poi il PSV ci fa male, sa farci male, qui dobbiamo gestirla noi molto bene. Comunque cambi non ci sono per il momento, anche perché Marconi sa del rischio dei supplementari. Ma Roma che riparte molto aggressiva con Wijnaldum, centrale Batshuayi, il tocco per Firmino che vorrebbe subito calciare col destro, largo Wijnaldum, sbaglia anche lui. Adesso momento di down per la Roma. Attenzione che può attaccare il PSV con Lozano al centro degli Young. Lozano vuole andare tutto da solo come Batshuayi e ci riesce, poi sinistro, la tocca De Gea che salva la Roma al decimo della ripresa.
Parte Bergwijn, altissimo e sul portiere che non esce! Incredibile, ha segnato il PSV con Lucassen. Al minuto 10 del secondo tempo, 3-4 totale, 1-2 per il momento. E questo ci deve svegliare, signori, perché adesso si mette male. 1-2, la Roma è sotto e in questo momento non basterebbe farne uno per passare, perché con un gol si va ai supplementari. Di testa subito Pellegrini a mettere un po' di pressione. Bashuai dentro subito, Martial che si fa vedere, Bashuai lentissimo nel servirlo. Poi vuole comunque Firmino, la palla passa Firmino! Non ci credo! Parte Martial, Firmino aspetta e serve Wijnaldum. Se la porta sul destro, va in porta! Eccola la sveglia! 2-2! Jorginho Wijnaldum da casa sua! Rimette in corsa la Roma! E riapre il discorso qualificazione. Adesso è tutto in parità tra andata e ritorno. Verso lo Wen Corzaua, che ritrova ancora l'olandese che ha segnato all'olandesi. Wijnaldum verso Vallejo, sale con il pallone lo spagnolo, infila per Firmino, si fa vedere Bashuai, rimpallo, la palla comunque arriva a destinazione e poi da Kurzawa che la mette dentro con deviazione, Isimat chiude, non è finita, c'è ancora il pallone per Wijnaldum che se la porta ancora sul destro, fuori di un nulla, il tempo è finito, non bastano 90 minuti, si va ai tempi supplementari per decidere chi andrà ai quarti. Marconi aveva l'ultimo cambio e se l'è giocato dentro Nabil Fekir al posto di Kurzawa che non ce la fa più e quindi Martial andrà largo a sinistra con Kurzawa, appunto, che lascia il campo, con Fekir, pardon, che gioca la tre quarti. Fazio, si ricomincia così con la Roma che attacca verso la sud con Pellegrini in possesso, col pallone subito dentro per Firmino e quindi Bashuai, eccolo, 3-2, Michy Batshuayi ci ha fatto aspettare 93 minuti, anzi 92 e 40 per la precisione. Roma 3, PSV 2, eccola la gara emozionante che chiedevamo da un anno per una Roma che c'era nel DNA il non arrendersi mai, per un giocatore che segna solo gol pesanti, 3-2. Lo rincorre Ramos, pallone largo verso Lozano, uno di recupero, praticamente ultima azione, cross che arriva, Vallejo che respinge, ma la palla è ancora buona per Ramselaar, attenzione al PSV con Maher, Ramselaar in area, non passa perché Ramos chiude e l'arbitro dice che finisce qui, la Roma è ai quarti di Champions, finalmente direi, dopo due eliminazioni di fila agli ottavi contro Barcellona e Bayern Monaco, superiamo il PSV che sicuramente ha un blasone europeo minore ma comunque ci ha messo in difficoltà fino al 121esimo, abbiamo avuto la meglio e adesso abbiamo più consapevolezza che anche con questo modulo, seppur meno equilibrato rispetto al 4-2-3-1 che avevamo preparato proprio per queste partite qui e ironia della sorte non possiamo utilizzarlo perché si sono rotti tutti, riusciamo a guadagnarci il quarto di finale. Adesso vediamo il sorteggio e chiunque affronteremo lo rispetteremo, ma siamo sicuri che il rispetto lo avremo anche noi. Tottenham ai quarti di finale, quindi vediamo un po' anche la disposizione che dovrebbe essere sempre in trasferta, no, è in casa, si gioca a Roma Tottenham il 14 aprile e poi ritorno il 22, quindi comunque sia Milan-Roma sarà l'ultima partita di questo episodio. Milan-Roma che peraltro è anche una gara discretamente importante soprattutto per loro, perché diciamo che se la Roma vince chiude di fatto il campionato. E quindi no, è importante anche per noi, che cazzo. Però è importante per il Milan perché se non ci battono praticamente appunto il campionato è finito, mentre vincendo non dico che lo riaprono ma quantomeno si portano a meno 7 e rendono un senso alle ultime 8 partite. Dal Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, Milan-Roma, 30ª giornata, è la sfida che può riaprire il campionato ma anche chiuderlo definitivamente, perché la Roma è a più 10 sui rossoneri e non perdendo stasera, non dico vincendo, ma non perdendo stasera darebbe veramente un segnale importantissimo. Eccola qui la classifica, con la Roma a 80 punti dopo 29 partite, dopo le stesse partite a 70 punti il Milan, entrambi hanno perso una partita sola in questo campionato ma il Milan ne ha pareggiate un pochino di più. Gara importantissima che all'andata abbiamo vinto noi, così come l'anno scorso abbiamo vinto qui per 2-0 ma due anni fa abbiamo perso qui. Insomma, una squadra, il Milan, che ci ha sempre messo in difficoltà effettivamente, poi magari abbiamo vinto qualche volta in più noi, ma comunque le difficoltà ci sono sempre state, anche se poi nel corso degli anni lo scontro diretto per il titolo è sempre stato contro la Juventus, almeno per quanto riguarda la Roma di Marconi.
Stasera è diverso, stasera si respira già aria di tricolore e sarebbe il secondo di fila. Questo è intanto il Milan con Donnarumma in porta, Maio, Musacchio, Bonucci e Darmian a comporre il quartetto difensivo, poi Daoud davanti alla difesa, Biglia e Locatelli a comporre il centrocampo, Suso e Origi sugli esterni e poi il centravanti che è Paco Alcacer con il numero 13. Vediamo come risponde la Roma, i giallorossi che hanno appena eliminato in Champions League il PSV agli ottavi di finale qualificandosi per i quarti dove affronteranno il Tottenham praticamente tra quasi un mese. Ecco la Roma in grafica con De Gea confermatissimo in porta, poi Vallejo, Ramos e Juanjetus in questa difesa 3 che tanto ha fatto discutere ma che purtroppo è l'unica soluzione visti gli infortuni, poi Wijnaldum e Pellegrini a centrocampo con un Dere Kurzawa sugli esterni, Martial e Mertens alle spalle non di Batshuayi che al Milan segnò lo scorso anno qui a San Siro ma di Roberto Firmino che ha giocato accanto a Batshuayi in Champions martedì sera. È tutto pronto per il calcio d'inizio, batte la Roma. L'attesa è finita. Wijnaldum cerca e trova Kurzawa. Ancora Wijnaldum. Aspetta Pellegrini, gliela lascia. Zona di rover Pellegrini che poi va dentro. Marziale, grandissima palla di Marziale per Kurzawa. Paro pieno. Che palla di Marziale. Maio recupera Marziale. Kurzawa. Tocca centralmente per Pellegrini. Attenzione al movimento di Mertens. Pallone per lui. Mertens riesce a servire in area. Under! Gol piazzato! Un gol che pesa! Praticamente un tricolore! 1-0 a San Siro. A passare in vantaggio è la Roma. Col gol del turco. Finisce qui il primo tempo di Milan-Roma. Con i giallorossi in vantaggio per 1-0. Padroni del campo a San Siro in questo primo tempo. Suso. Maio in verticale per Suso, pallone buono, attenzione ancora allo spagnolo che vuole andare fino in fondo, la mette dietro, Biglia in area di rigore, vuole girarsi, poi ancora il pallone per Suso, quindi Biglia col sinistro che termina largo, si sveglia il Milan, insiste la squadra rossonera, Daoud dentro per Alcacer che si gira su Ramos e arriva il gol dell'1-1, il pareggio del Milan, Paco Alcacer, ma è un altro Milan in questo secondo tempo, dovevamo aspettarcelo. Suso deve partire ancora lo spagnolo, lo aspetta Vallejo, il tocco interno per Klasenka, un po' di campo, arriva pure in zona tiro, deve uscire Ramos che esce, poi il pallone per buono per Daoud, Biglia può calciare col destro fino in fondo, Biglia non trova la porta di un nulla, Milan ad un passo dal gol del 2-1. Milan che vuole regalarsi un'ultima palla gol, allora prova ad attaccare con Suso, all'indietro da Klassen, suggerimento per Maio con Wijnaldum che lo stoppa ma insiste ancora Ugo Maio che poi col tacco va da Klassen. Scambiano i due, ma siamo lontanissimi dalla porta di De Gea. Il possesso del Milan, che forse interrompe anche la rimonta a scudetto, perché per il momento l'arbitro interrompe la partita, dice che è finita e dice che è ancora 10 punti la distanza in classifica tra la Roma, capolista, e il Milan, che oggi aveva un match point, se vogliamo, o comunque una sfida importantissima che doveva vincere e basta, e non ci sono riusciti. Per merito nostro sicuramente, perché Roma che va avanti subito con un der, poi si fa raggiungere dal gol all'inizio secondo tempo, ma fortunatamente rischiando sì qualcosina riesce anche a non prendere il secondo. Ci salutiamo al volo guardando questa classifica, perché con questo pareggio diventano 3 i pareggi in stagione della Roma contro gli 8 del Milan, 26 vittorie, una sconfitta. Insomma, una Roma che sta strameritando questo scudetto, non lo sta soltanto meritando, quindi ordinaria amministrazione. 81 punti, cioè potenzialmente ne facciamo più di 100, fatemi capire, sarebbe incredibile, anche perché vi ricordo, ve lo faccio vedere in questo momento, che potrebbe esserci sempre gente che dubita di tutto, e a me ogni tanto il dubbio effettivamente mi viene, quindi ricontrollo anch'io effettivamente, questi sono tutti i tutti, semplicemente, e quindi nessuna modifica, nessun niente. Anzi, qualcosina c'è Fede Marconi che sta per interrompere l'episodio e vi chiede di lasciare un like per la sua voce, per un episodio lunghissimo, penso che abbiate eiaculato alla fine di questo video, veramente, perché un mese non ve lo portavo dai tempi dell'Eister, quindi un bacione a tutti, never give up, un bacione e bella regà!